Ciao. Eccoci qua, ci siamo tutti. Salve. Poi ci lasciate qualche firma perché oggi siamo resi conto che non abbiamo. Buongiorno, questa è la mia famiglia. Questa prima stanza è una stanza laboratorio di incisione da una parte. Il laboratorio di incisione è anche lì ed è anche cucina perché si alterna dalle lastre alla cucina. Questo è il torchio e qui lavoro sia per fare l'incisione del sostito da Lisbona che è un incisore. Lì ci sono le sue incisioni, là e qua. Alle pareti c'è un paio di incisioni mie vecchie che sono incise a memoria del tempo. Il mio percorso artistico. Qui ci sono le mie strutture, ce ne sparse per tutto lo studio. Ci sono delle strutture di cartapesta. Questa è una mia fantasia, sono tutti volti che faccio senza legame uno con l'altro, sono delle facce che catturo in giro, disegno dove mi capita, disegno per strada, disegno quando telefono, disegno così, e sono volti che non copiano nessuna parte, vengono dal... E sono tantissimi. E dato che ne ho veramente tanti, ho cominciato a incorniciarli per fare questa specie di memoria di volti. Il titolo è Moltitudine e Solitudine, perché in realtà sono tutti volti soli. Questi. Sì. E queste sculture, ce ne sono alcune che poi vi faccio vedere. Quella là è un angelo cometa, con questo fa parte. Quest'anno mi hanno editato questa chiesa dei Battuti Neri, che è una chiesa barocca di Carrù, che ogni anno invita un artista a fare presepe, per cui mi sono per la prima volta confrontata con un tema anche religioso, perché poi adesso di là vediamo, quello era l'angelo cometa, e le mie strutture sono sempre su questi basamenti che se sono nel posto giusto ondeggiano, che è una loro caratteristica. Questo è un narciso che sarà esposto tra un po', la morte di Narciso. Questo fa parte del presente, sono sempre case che occhieggiano delle figure, come se andassi a sbirciare nelle finestre. Poi faccio anche dei paesaggi. Allora, la cartapesta io la faccio, prendo i giornali, smilizzo la carta di giornale, la faccio macerare giorni e giorni, cambiando l'acqua se non puzza, e poi la tolgo via dall'acqua e la impasto insieme alla colla Mitilan, che è una colla da tappezziere. Per cui viene questa, impasto proprio come la... con la pasta, e mi viene questa materia che mi dà la possibilità di disegnare sopra. In realtà questi lavori hanno la tempera, ma altri lavori che ho fatto ci sono le matite colorate, sono dei tratteggi. Io inizialmente sono arrivata alla scultura partendo dall'incisione. L'incisione c'era il segno, sono allieva di Calandri e di Francesco Franco, che di Torino mi conosce. E lavoravo sempre sul segno e avevo però questa passione per la scultura e il disegno, volevo mettere tutto insieme. Devo dire che sono contenta perché mi sembra di essere riuscita a mettere insieme. Adesso le sculture le faccio, come dicevo, non faccio più questo tratteggio, è un tratteggio più semplice, poi ve ne faccio vedere uno che c'era questa mia follia, dico, perché è proprio un tratteggio a matita sopra la scultura. Ma anche quella che c'è? Che c'è per le scale, sì, ce ne sono due, ce n'è una appoggiata così e quell'altra sempre su uno di questi treppiedi. E questi recupero tutte le scatole, infatti sono, e le scatole diventano queste case, che per me sono queste case da cui pieggia sempre, e si baciano. Poi c'è tutto questo lavoro sul paesaggio che faccio contemporaneamente. Ci sono quelli in corso, questi qua. La mia tecnica è molto mescolata, c'è colore a olio,
pastelli a olio e pastelli, che sono quelli che si sbriciolano. Faccio delle, per esempio, qui c'è proprio una mescolanza. Mi piace contaminare tutte le tecniche. Non mi faccio problemi, ecco. Ed è sempre quello che ho detto ai miei allievi, perché la mia attività che ho scelto e che mi è piaciuta, che sono felice di aver fatto, proprio è l'insegnante. Io insegno ancora adesso, ma ho insegnato un liceo artistico che mi dava proprio la possibilità di dare subito quello che io sperimentavo in quanto a tecniche, e non a contenuti, non ho mai imposto niente. Poi per il resto... In quel liceo insegni? Io ho insegnato i due licei artistici, cioè il primo liceo... Scusate. Grazie, ci vediamo. Andiamo. Ciao. Grazie, ciao. A tutti e due, Cottini. Okay. E adesso che sono andata in pensione, mi hanno chiamato all'Accademia di Cuneo e non ho potuto dire no. Faccio le tecniche di pittura, vado un giorno alla settimana, ma oggi ho un altro gruppetto di artisti, di giovani allievi, perché mi piace molto questo. Tramandare anche, diciamo così, anche perché, trasmettere anche la tua esperienza. Cioè, se io imparo, se sperimento qualcosa, faccio qualcosa, sono contenta se posso subito trasmetterlo agli altri. Come opera, ma anche proprio come insegnamento. Come insegnamento. Non solo come opera che tu comunque, voglio dire, metti... Non come opera, proprio come cosa, certo, come insegnamento. Per esempio, molti non sanno neanche quello che io faccio. Addirittura. Sì, se non vengono i miei allievi, se non curiosano loro, dico io faccio questo, ma io non glielo... Per vedere, certo. Sono il contrario a questo. Sì, perché è giusto che loro abbiano la libertà di... scuola. Chiaro. Cioè, io non voglio che i miei allievi facciano... No, se vogliono copiare, possono copiare benissimo. Sì. Non c'entra proprio niente. No. Prende le cose. Possono prendere tutto quel che vogliono. Certo. In effetti ho tutti questi rapporti di là ce n'è una che tornano dopo. Chiaro. In questo momento, guardate, sono tanti che... Perché ne ho avuti tanti. Ah, già. Però è quello. Io do quello che posso, gli do... tutto quello che mi chiedono. Chiaro. E poi nel momento in cui faccio vedere quello che faccio, ma quando sono un po' avanti non... Sì, che hanno una capacità critica, sì, diciamo. Sì. Sempre non plagiarli, tra virgolette. Non plagiarli, sì. Tra virgolette. Dare, certo, delle cose e non plagiarli, questa è proprio la mia... Certo. Da una parte c'è la mia attività, dall'altra c'è la didattica. Chiaro. Molto bella questa. Credo molto. Ecco. Molto bella. È una grande soddisfazione che ho avuto con questi allievi. Lo credo. Sono veramente la mia della cosa della mia vita. Certo, immagino. Dopo aver conosciuto l'incisione là nel mio anno di Erasmus, sono tornata qui per laurearmi in accademia. Io facevo parte di scultura, quindi per me era vietato, non era contemplata l'incisione per la cattedra di scultura. Ed era una cosa che mi aveva sempre attratto, volevo imparare, sono riuscita ad averne accesso soltanto all'Erasmus. E quando sono tornata qua, dopo la mia laurea, effettivamente ho cercato di poter continuare a lavorare in incisione, soltanto che effettivamente non c'era un atelier aperto al pubblico, comunque un'associazione che mi permettesse di potermi accedere. Quindi durante le mie ferie lavorative partivo, andavo a Lisbona per poter fare incisione quindi tornare a casa poi finite le ferie. Allora che poi alla fine mi sono stufata e ho detto vabbè, io devo trovare una soluzione per la mia vita, o cercare di fare qualcosa qui, cosa che avevo tentato di fare, però effettivamente creare e fondare un'associazione è impegnativo. Devo mettersi in gioco, e non soltanto a livello di impegno, ma anche finanziariamente, economicamente, e quindi non ero riuscita ad avere una risposta, diciamo così, in tempi rapidi, forse come volevo. Mi piaceva Lisbona e quindi sono tornata là, e nel giro di 8 mesi sono riuscita a raggruppare queste 5 persone, abbiamo trovato uno spazio, abbiamo deciso di metterci in gioco, e adesso siamo quasi sei anni. Ottobre faremo 6 anni che siamo vivi, che siamo nati. Avete lo spazio stipendio? E qua anche sì, io sono rimasta molto colpita dallo spazio di Danila, che è suo, io sono sua ospite qua, e noi là anche siamo riusciti a trovare un posto, diciamo, favorevole.
sia in termini economici ma anche di spazio molto ampio, e quindi riusciamo ad avere spazio sia per noi che per i nostri soci, per i corsi che facciamo, per il workshop che teniamo tutti i mesi, quindi riusciamo a sostentarci. Sì, sì, okay. Ok. A sostentarci da soli, ecco, insomma, ecco, con le entrate che arrivano. Perché la situazione per il Portogallo, come dal punto di vista di questa crisi che ci sta avvolgendo l'Europa? Ci sta devastando anche a noi. Sì. Però effettivamente io mi sono resa conto che nonostante questo c'è tanta gente che ha voglia di investire nella propria formazione, nei propri hobby, piuttosto che magari comprarsi l'ultimo telefono. Bello. O andare magari in vacanza o rinunciare un weekend piuttosto di venire a fare un workshop da noi. Certo. E questo per noi è molto bello, è un po' un raggiungere l'obiettivo che ci avevamo prefisso. Tanti che sono venuti da noi a fare corsi inizialmente o in workshop, per esempio, sono poi riusciti a crearsi un loro studio, quindi da noi un po' l'incisione stava un po' morendo effettivamente. Noi avevamo anche qua. Io sono nata, diciamo, come incisione sì in accademia là, ma ho continuato poi nella cooperativa degli incisori portoghesi a Lisbona, che ha avuto un sacco di problemi per diverse vicissitudini ed è andata in fallimento. Quindi di fatto c'erano soltanto due studi, neanche propriamente associazioni, ma erano precluse al pubblico, ossia c'era un corso soltanto in una di queste, due volte a settimana per due ore, cioè quindi lavoro praticamente zero, questo è un lavoro con dei processi lunghissimi, anche soltanto in termini di pulizia dei materiali, di preparazione, già quello porta via un'ora almeno. Sì. Da pulire e poi alla fine certo, insomma, preparare e pulire, di conseguenza due ore al giorno non fai nulla, no. E la nostra esigenza era quella oltre nostra, quindi effettivamente di poter continuare a lavorare, di avere uno spazio nostro dove poter accedere 24 ore al giorno. Sì, poi comunque bisogna anche del torchio e tutte queste. Esatto. E la possibilità anche per far sì che l'incisione non morisse. Ma già. Perché dopo questo fallimento della cooperativa storica del Portogallo, effettivamente c'era più soltanto questo studio che teneva questo corso due volte a settimana. Ascolta, perché la situazione del Portogallo aveva una tradizione di incisione particolarmente, oppure così, è stato un caso che tu hai trovato, hai scoperto l'incisione lì? Perché il tecnico dell'accademia, del corso di incisione, era lo stesso tecnico della cooperativa degli incisori portoghesi, quindi è stato un tramite. Certo. Poi appunto per varie vicissitudini è morta questa cooperativa, purtroppo. E qua invece qua in Italia l'incisione non è così... Ma io invece credo che sia abbastanza viva, ma soltanto direi forse negli ultimi anni, però è comunque un processo che muore, indipendentemente dal fatto che uno abbia la passione, però sono paesi non tanto predisposti, almeno per quanto mi riguarda, per la mia visione, non tanto come la Spagna, per esempio. Noi siamo costretti, portoghesi, a fare delle... ad ordinare la roba tramite internet, sì, a farla venire dalla Spagna, perché dalla Spagna noi abbiamo due negozi che vendono roba per l'incisione, sì, e sono ultra mega cari, già uno, e non hanno tutto quello che ci certo serve, quindi sì, a questo punto abbiamo abolito direttamente quello, chiaro, addirittura i fogli di carta ordiniamo per farceli vedere. Ma diciamo che questo è un po' un problema di tutte queste attività qua di nicchia oramai. Io vedo anche esempio nel campo della fotografia, per chi lavora con la fotografia, diciamo, tradizionale, la pellicola analogica, oramai penso che compri soprattutto su internet, non esiste neanche più il mercato. Noi là a Lisbona abbiamo un negozio. Sì. Ma degli acidi, sì, sì, anche qua forse a Trino c'è un posto, le ma bacinelle addirittura, sì, sì, non riesco neanche più a trovare quelle, sì, 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 sì. Quindi questo era un po' il nostro obiettivo, quindi poter avere uno spazio nostro, ma poter anche divulgare certo decisione, cosa che effettivamente siamo riusciti a fare sia per noi che anche per Lisbona, perché effettivamente
Noi siamo 5 anni e mezzo, appunto faremo 6 anni a ottobre che siamo nati. Dopo 3 anni dalla nostra nascita, quindi con l'inizio dei nostri corsi e appunto workshop, abbiamo notato che iniziavano già a nascere altri studi dove ogni tanto comunque facevano incisione. C'è qualcun altro che fa incisione, mettiamoci subito in contatto, scambiamoci. E quindi per noi è stato effettivamente un punto di orgoglio, semplicemente perché il nostro obiettivo era quello, non lasciamo morire. Tutta questa tecnica che... E oltretutto anche a Porto ce n'era una soltanto di associazione che faceva incisione, anche quella abbastanza, tra virgolette, storica. E ne è nata un'altra proprio quest'anno. Quindi io direi che orgogliosi. Sì, stiamo un po' diffondendo. Nasce qualcuno che cerca di poter continuare a portare avanti questa forma d'arte, ecco, per noi è un successo. È un successo,